19 aprile si è svolto a Torino, presso il nuovo centro di formazione Smart Training Technologies, il primo Lead Cocktail, organizzato dal Chapter Piemonte di GBC Italia. Davanti ad una sala gremita, oltre ogni limite di posto, più di 70 architetti, ingegneri, geometri e imprese di costruzione, Massimiliano Fadin, segretario del Chapter Piemonte, ha accolto con grande entusiasmo i numerosi partecipanti accorsi all'evento. Devo dire che questo Lead Cocktail, che è la prima edizione, ha riscosso grande successo. La serata è indirizzata a fare rete sul tema della sostenibilità, e che ha come fulcro chiaramente la certificazione Lead. Noi come Chapter Piemonte abbiamo creduto in questo evento. L'incontro si è aperto con l'intervento di Marcello Tamburini, il quale ha presentato il nuovo centro di formazione che ha ospitato l'evento. Direi che il tema della sostenibilità ambientale è uno dei temi fondamentali di Smart, che è l'azienda che appunto rappresento, che porta all'attenzione dell'utenza piemontese in termini di azienda, di professionisti e di associazioni tipo CNA, Confartigianato ed altri, i temi tipici appunto della sostenibilità, che portano anche ad un discorso di risparmio energetico, un'attenzione al riciclaggio dei materiali e tutte le attività collegate. A seguire, Marco Brugo, ingegnere di A Engineering, ha sintetizzato le principali linee guida su cui si fonda il GBC Italia, mentre Enzio Bestazzi, vice segretario del Chapter Piemonte, ha proseguito il discorso illustrando le caratteristiche di sostenibilità dei diversi protocolli LEED. Il GBC Italia è l'associata italiana del Green Building Council americano, che è un'associazione nata negli anni 90 negli Stati Uniti. GBC Italia è stata fondata nel 2008, ma ha avuto una rapidissima diffusione, tant'è vero che adesso ha già 500 soci ed è diffusa in tutta Italia, tant'è vero che questa serata è organizzata dalla sede piemontese, dal Chapter Piemonte. Il compito dei Chapter è diffondere a livello territoriale la cultura, perché siamo una grande community, del progettare, del realizzare le opere sostenibili. Giovanni Brancatisano ed Elisa Sirombo hanno invece presentato il progetto di Up to Green, sviluppato dal CNA Costruzioni del Piemonte, finalizzato a informare, formare e qualificare la filiera del mondo delle costruzioni sui temi della sostenibilità certificata. Ci siamo visti col presidente di GBC con un progetto pilota sulle piccole e medie imprese in Piemonte. Abbiamo pensato di inserire le imprese piccole e medie che oggi hanno necessità di uscire da questa crisi profonda. Non è facile, comunque abbiamo pensato che la formazione è la base di conoscenza per tutta una serie di lavori. Partire dalla riqualificazione urbana, che è l'elemento trainante del futuro, e quello del recupero. L'intervento di Alessandra Cavone, studio Greengrass, era finalizzato invece sulla presentazione del prossimo evento, che avrà luogo presso le OGR di Torino, dal futurismo al futuro sostenibile, 30 e 31 maggio 2013. Ultimo relatore della serata è stato Stefano Dotta di Environment Park, il quale ha presentato il seminario Il bando servizi dei poli di innovazione, un'opportunità per la qualificazione ambientale dei protocolli. Questa è un'occasione per presentare un'iniziativa nell'ambito dei poli di innovazione, che verrà pubblicata prossimamente, probabilmente nel prossimo mese, un bando servizi per le imprese, per le piccole e medie imprese associate ai poli di innovazione, per la promozione della qualificazione dei loro prodotti. E in particolare ci sarebbe la possibilità, e qui il legame anche con il tema dei protocolli di certificazione ambientale degli edifici, di poter, diciamo, avere un finanziamento per la qualificazione dei propri prodotti nell'ambito del ciclo di vita. L'incontro si è concluso con un simpatico aperitivo finale preparato con prodotti e vini biologici.